Ciao, è una questione, diciamo, del senso civico di ogni cittadino. Questa mattina riaprono i battenti della Villa Schwert, dell'importante villa di Via Veneto qui a Cava di Tirreno. Voglio ringraziare particolarmente per questa riapertura l'assessore Carleo, che è il nostro delegato alla manutenzione, il quale si è praticamente trasferito qui gli ultimi giorni per riuscire a rispettare la scadenza del 2 di luglio che ci eravamo proposti, che avevamo annunciato con manifesti alla città. Ovviamente l'ingegnere Sportiello, direttore dei lavori, la ditta Zeno e la ditta Laudato, che hanno concretamente realizzato, soprattutto la ditta Laudato, che peraltro ci offre anche un rinfresco poi per i partecipanti, il felice abate del nostro ufficio verde pubblico e tutti gli operai della manutenzione che anche hanno contribuito a questa riapertura. Tempi record, devo dire, considerando che c'erano stati una serie di problemi nella realizzazione, perché era nostro piacere restituire questa villa ai cittadini che abitano qui a Via Veneto e a tutta la città, soprattutto con la stagione estiva, un polmone verde è indubbiamente vitale per gli anziani, per i bambini, ma direi per tutti. Per cui, come dire, siamo molto soddisfatti di questo lavoro, il verde andrà anche ripristinato meglio, ma l'importante è che da subito si aprono i battenti, c'è il gioco per i bambini, è stata ristrutturata la palazzina, anzi voglio richiamare anche la ditta Solimene di Cava dei Tirreni che ha realizzato questa bella rivestimento appunto della palazzina dove sarà allocato prossimamente con un avviso pubblico il bar. Insomma, la città che cambia, questo è il titolo del manifesto, questo è il messaggio che vogliamo dare alla città attraverso questa e le altre inaugurazioni che si stanno facendo. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività di riposo accrescano il vigore delle membra e favoriscono la serenità dell'anima. Fa che tutte le persone, soprattutto gli anziani, sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Tanti auguri. Grazie. Guardate a noi, guardate! Grazie! Questi guardano il naso in piedi. Eh? Bisogna lavorarsi. Per fare allora, se si può creare è normale, allora.
Avvicinate così. Andiamo. C'è il bagno? No, no, le macchine non sono grandi. Ancora sbaglio. No, no, Piro. Sei? Vai. Questa villa è la città di Cava. Auguri. 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 Mettiamo alcol. Non ancora perfezionata al massimo, perché ci sono ancora dei giochi che dovranno essere montati, il verde pubblico va sistemato, però come dire la stagione incombeva ed era importante aprire, il resto della sistemazione si farà dunque a villa aperta, per cui una opportunità che i cittadini tornano ad avere e di cui l'amministrazione comunale è effettivamente felice, bagni pubblici per disabili ovviamente per non montati, una postazione bar che è stata risistemata, insomma una villa accogliente per cui i cavesi possono tornare ad essere orgogliosi.